Allora, Carlo, la mia prima domanda è: che cos'è Tuorti e com'è nata l'idea del progetto? Allora, Torti è un social network diversso dai soliti social network. L'idea nasce da una considerazione molto semplice, cioè dal fatto che c'è sempre meno tempo e ci sono sempre più contenuti sui social network attuali che fondamentalmente sono non interessanti o comunque non interessanti per il singolo utente, per me che visualizzo il social network, sia esso Twitter, Facebook, eccetera. Appunto, con sempre meno tempo abbiamo sentito il bisogno, abbiamo pensato che ci fosse il bisogno da noi stessi in primo luogo di un social network più focalizzato sulla singola persona, sul singolo utente, e in effetti ci siamo chiesti che cos'è che lega effettivamente le persone su un social network. Oggi è, diciamo, quella che si può chiamare in vari modi amicizia, contatto, eccetera. Quando poi in effetti su Facebook il tuo amico 9 volte su 10 non è mai un tuo amico, ma è una persona che tu hai, insomma, beccato, agganciato, che ti ha agganciato su Facebook. Però di fondo quello che ti lega a un'altra persona sui social network è un interesse in comune, è una passione o comunque parlate la stessa lingua, quindi di fatto decidete di entrare in contatto e di scambiarvi opinioni. Ecco, Torti fa questo, nasce un'idea, l'idea che le persone si possano connettere non più per amicizia, non più per insomma, connessione sterile, ma per interessi in comune. Quello che ti volevo chiedere a questo punto è come funziona, qual è la tecnologia che ci sta dietro e qual è la user experience. Allora, il sito Orti funziona in effetti, sembra essere un social network classico, però di fatto nel momento in cui ci si iscrive, si danno gli argomenti a cui si è interessati, Torti opera una scelta, quindi ti fa arrivare in bacheca solo gli argomenti, solo i contenuti che possono esserti interessanti, possono appassionarti, per cui appunto se sei un amante della insomma, se sei un amante della letteratura, ti arriveranno tutti gli articoli, piuttosto che i video, le video recensioni, per esempio, o le opinioni riguardanti la letteratura, i libri e tutto quello che ruota attorno alla letteratura. È un sistema abbastanza complesso che stiamo cercando di tarare con dei meccanismi per fare in modo che effettivamente la user experience sia quanto più focalizzata e targettizzata possibile, ovvero un sistema, in primo luogo un sistema di rating, di ranking dell'utente e del contenuto, per cui i contenuti più interessanti hanno maggiore visibilità a seconda di come li vota la community. Quanto più diciamo votazioni positive ha un contenuto, tanto più rilevanza ottiene nell'ambito della community, tanto più viene visto e sale, diciamo, ai primi posti di una possibile graduatoria, ma soprattutto c'è la possibilità da parte di Torti, che stiamo testando e verrà messa online nei prossimi giorni, di riconoscere automaticamente il contenuto che tu inserisci. Per cui, man mano che Torti riconosce le tue interazioni, affina il tuo, diciamo, affina i tuoi gusti, cerca di riconoscere pian piano se ti piace, insomma, la musica rock o la musica classica, tu non glielo dici, ma lui pian piano impara dalle tue interazioni, in modo da rendere quanto più targettizzata e mirata l'esperienza su Torti. Quali sono al momento i numeri? Nel senso, ci sono già prospettive per diffondersi in altri paesi oppure una piattaforma che sarà solo italiana? Come avete intenzione di muovervi per l'inizio? Allora, i numeri sono in lenta ma costante crescita, nel senso che Tuorti non ha neanche un anno e si è creato un nocciolo duro di aficionados che comincia a utilizzarlo in maniera consapevole, per cui che sa benissimo
come si differenzia un social network come Torti dagli altri. Abbiamo superato i 2500 utenti che parlano, chiacchierano, insomma, si scambiano opinioni, però i numeri sono confortanti perché sta crescendo in fretta. C'è l'idea di tradurlo e di esportarlo in paesi di lingua anglosassone, quindi farne una versione in inglese. Ci stiamo lavorando, però essendo pochi, in primo luogo cerchiamo di dargli una stabilità e di creare una community forte che abbia degli strumenti per parlare, interagire e soprattutto che faccia venire fuori il valore vero di Torti. Poi dopodiché penseremo a clonarlo in altre lingue e a esportarlo, perché in effetti il bisogno da cui nasce Torti è italiano, esattamente come è inglese piuttosto che americano. Quali sono le modalità di interazione? Come si pone Tuorti, come si porrà nei confronti dei social network già esistenti da una parte e nei confronti delle varie piattaforme di content curation alle quali comunque vi avvicinate in qualche modo? Sì, allora, noi c'è già la possibilità di far interagire Torti con i social network più grandi, adesso Facebook, Twitter è in arrivo e Google Plus anche. La cosa più interessante che avverrà a stretto giro sarà appunto la possibilità di creare una stretta connessione con le piattaforme di content curation, ovvero dal blog, insomma, ai magazine collettivi, ci sarà la possibilità da parte dell'utente di unire il blog, lo stream del proprio blog in Torti, quindi di fare in modo che i post che vengono inseriti nel proprio blog appaiano direttamente nel proprio account Torti. Quindi questa è una cosa che non fa, penso, nessun social network ad oggi, e che per noi è molto importante perché così facendo un blogger riesce a raggiungere una platea completamente nuova, perché mentre il blog oggi tu lo devi conoscere, trovare, conoscere e seguire, magari con un feed RSS, eccetera, però fondamentalmente lo devi trovare, per cui se non lo conosci è difficile che qualcuno te lo segnali, a meno di avere amici particolarmente interessati, però invece così facendo il blogger che posta il proprio post anche su Torti raggiunge automaticamente in bacheca le bacheche di tutte le persone interessate al suo argomento, quindi anche persone che non lo potrebbero mai conoscere, non lo conoscono, per cui la distanza da un punto di vista dei contatti con un blog classico, anche insomma, di medio livello, di grande livello, è comunque altissima perché tu raggiungi persone che potrebbero non conoscere il tuo blog, mentre invece così lo vengono a conoscere solamente perché hanno lo stesso tuo interesse e quindi ovviamente c'è un'interazione maggiore, per cui ci sarà la possibilità di connetterli e di fare in modo che i commenti che arrivano su Torti al post del blog vengano recapitati direttamente in mail all'autore del post. Perfetto, mi potresti accennare qualche cosa a proposito del vostro modello di business? Allora, per adesso noi siamo un po' pazzi, cerchiamo di creare una community consapevole, per cui di creare un valore non immediatamente economico, ma un valore che vada, insomma, la possibilità di creare una community che rimanga, che sappia dove sta andando e che utilizzi Torti con uno scopo. Dopodiché, i modelli di business sono tanti, potenziali sono tanti. Per esempio, quello a cui noi pensiamo è soprattutto quello di fare in modo che l'utente produttore di contenuti possa mettere in vendita tramite Torti il proprio contenuto, che sia un articolo, un brano, un video,
sapendo che appunto quel contenuto raggiunge automaticamente tutte le persone interessate, quindi è un valore potenzialmente altissimo. Per cui un domani l'utente che produce un contenuto lo potrà mettere a pagamento se vuole su Torti e Torti ovviamente ricaverà un tot da questa, una percentuale che poi si vedrà da questa messa online a pagamento del contenuto. E stessa cosa per gli esercizi commerciali, per cui daremo comunque un plafond di visualizzazioni dei propri eventi, delle proprie iniziative gratuito, ma dopodiché il piccolo e medio negozietto cittadino potranno scegliere una sorta di abbonamento, sapendo appunto che piuttosto che fare pubblicità tramite volantino classico che viene normalmente buttato, o piuttosto che spendere un sacco di soldi per farlo sui quotidiani cartacei che normalmente si buttano dopo 20 minuti di lettura quando si leggono, su Torti avranno la possibilità di far arrivare la notizia del proprio evento, della propria manifestazione, anche del proprio sconto per fine stagione, un saldo, alle persone effettivamente interessate a quell'argomento, che quindi non lo considereranno spam né pubblicità invasiva, ma lo considereranno un valore perché hanno scelto di ricevere quel tipo di informazioni. Tuorti sarà mai a pagamento? No, l'ingresso in Torti sarà sempre gratuito, tanto per gli utenti, tanto per associazioni, esercizi commerciali. No, non è nella nostra idea fare un network e poi escludere qualcuno perché bisogna fargli pagare qualcosa. Chiarissimo. Mi sapresti dire quindi di che date parliamo per il lancio? Allora, la release, diciamo, beta di Tuorti è online. La nuova release che includerà un bel po' insomma, di novità interessanti è prevista per il 1º ottobre, quindi ci si può già iscrivere, è già tutto attivo, si può conversare con i 2500 e più utenti che sono già su Tuorti, ma il 1º ottobre faremo dei significativi aggiornamenti alla piattaforma. Mentre per quanto riguarda la possibilità di vendere i propri contenuti ci stiamo lavorando, ma pensiamo che per la fine dell'anno dovremmo avere tutto pronto per poterlo lanciare. Insomma, ci stiamo lavorando, siamo pochi ma ben agguerriti. Senti, ultima domanda. Quali sono le prospettive per i prossimi 6-12 mesi, sia dal punto di vista dei numeri che della tecnologia che utilizzate, che chiaramente dal punto di vista economico? Allora, dal punto di vista dei numeri, degli utenti, potrei dire che vorremmo conquistare il mondo, però ci teniamo su prospettive più basse e vorremmo chiaramente avere un trend crescente di utenti che si iscrivano e si arrivi ad un punto in cui diciamo, l'utente parla di Tuorti all'altro e comincia l'effetto diciamo, domino per cui ci si iscriva senza più forzare il passaparola. Questo già sta accadendo, ci aspettiamo che questa cosa proceda su questi binari. Da un punto di vista della tecnologia, te l'ho detto, abbiamo queste cose in cantiere, abbiamo anche la realizzazione di un'applicazione mobile che punti molto sulla geolocalizzazione e sulla geolocalizzazione per interessi soprattutto, che è una cosa che attualmente non c'è, perché è bello quando un servizio mobile ti dà non tanto l'informazione su dov'è la pizzeria, ma su cosa ti interessa. Linee dintorni, che è tutt'altra faccenda. E poi ci sono appunto c'è tutta questa piattaforma, diciamo, di e-commerce tra autori, tra produttori di contenuti che stiamo sviluppando insieme alla possibilità da parte dei produttori di contenuti di ricevere diciamo, un watermark, una sorta di certificazione che renda le proprie creazioni inserite su Tuorti appunto proprie e quindi si riceve una sorta di certificazione di proprietà di quell'articolo, così si proteggono tutti i contenuti che formano la community. Quindi, visto che noi teniamo agli utenti e teniamo il fatto che siano tutelati, vogliamo fare in modo che Tuorti sia una protezione legale per i contenuti che vengono inseriti nella community. Chiarissimo. Per quanto riguarda la tecnologia, invece... Allora, stiamo sviluppando, ci sono un
gruppo di algoritmi programmatori che sta lavorando su queste funzioni ed altre che andranno online, ripeto, tra dicembre e i primi mesi dell'anno prossimo. E ci sono parecchie cose in ballo. Diciamo che da un punto di vista della tecnologia stiamo lavorando su una usabilità assolutamente innovativa anche da un punto di vista dell'applicazione mobile, però ci sono cose su cui appunto per adesso c'è molta roba in cantiere. Nei prossimi mesi verranno fuori belle novità anche da un punto di vista della tecnologia in senso stretto. Perfetto, obiettivi economici per i prossimi 6-12 mesi? Visto che siamo in Italia, l'obiettivo è sopravvivere adesso e cercare di arrivare ad un punto in cui si trovi un capitale anche da un punto di vista estero, insomma, fare un po' di fundraising per cercare di portare avanti l'idea e farla sbocciare fino al punto in cui si regga da sola e quindi appunto possa viaggiare con le proprie gambe. Chiarissimo. Carlo, io ti ringrazio veramente moltissimo di essere stato qui con noi oggi. Grazie a te, grazie a te.